Signore e signori, buongiorno e benvenuti. Un saluto vi giunge dalla Pala Kilgour di Ariccia. Siamo qui per raccontarvi le emozioni della Girone M dell'Under 19 nazionale, oggi in campo Cioli e AMB Frosinone. Intanto arriva qui il fischio d'apertura, match che inizia ora a Kilgour. Allora andiamo rapidamente a dare un'occhiata anche ai giocatori della squadra ospite, mentre la Cioli costruisce e alla fine il pallone arriva con i giri giusti dalle parti di Matteo Ramacci, che non ha difficoltà a mettere in porta il gol dell'1-0. Chiamata a riscattarsi dopo due sconfitte nelle ultime due partite. Oggi non sarà facile contro la prima in classifica, che spinge, occhio a Marino col destro, Daniele Marino, è 2-0 per la Cioli al quinto minuto del primo tempo. Raddoppia la squadra di casa, la firma è di Marino. Già effettuata con il pallone recuperato dalla Cioli. Seguiamo la possibilità per Pires, che forse qui ha affrettato il tempo dell'esecuzione, non è riuscito a far filtrare il destro. C'è ancora possibilità per Johnny, vuole andare in dribbling il numero 80, gran gioco di gambe, attenzione a Johnny, ancora Johnny, mamma mia ragazzi, che azione di Johnny. Allora proprio Johnny pronto dal dischetto nello scontro con Foti. Ora il fischio, la rincorsa del numero 80 con il mancino e Foti riesce a parare. Spazio di gioco alla squadra avversaria, qui Camusi, ottima la chiusura perché Marino era solo alle sue spalle. Occhio alla possibilità ancora per Marino, che riceve da Ioni, ancora Ioni sul pallone, prova a calciare col mancino, gran parata di Foti. Poi Marino può tenerla lì, calcia e salva tutto sulla linea Luciani. Seguiamo ancora lo sviluppo della trama Cioli con Pires, ha un po' di spazio, recapita a Marino, quindi ancora Pires, prova a far viaggiare la sfera in orizzontale con Ioni. Seguiamo il numero 80, le finte, poi fa uscire nuovamente per Pires, che la piazza e riesce a trovare un gran gol, quello del 3-0 con la Cioli, che al 18esimo del primo tempo si porta sul più 3. E allora suona qui la sirena seguita dai due fischi da parte del direttore di gara. Il primo tempo di Cioli AMB Frosinone si conclude sul 3-0 per i padroni di casa. È arrivato qui il fischio d'apertura della ripresa, prezioso il lavoro di Marino che mette giù questo pallone, occhio alla possibilità ancora dentro per Marino e questo gol se l'è conquistato lui, il numero 14 della Cioli. Ottima la gestione del possesso, poi girato a sinistra con l'assist ricevuto da parte di Bonetti, poi un gioco da ragazzi per lo stesso Marino, ribadire a rete il gol del 4-0. Quindi la sostituzione, di nuovo fuori Foti, dentro Camusi per interpretare il ruolo di portiere di movimento. Fin qui strategia che non ha portato a così tanto per la squadra ospite. È proprio mentre lo diciamo arriva il gol del 4-1. E allora attenzione, perché a 10 minuti dalla fine accorcia lo svantaggio l'AMB andando a mettere in porta il gol del 4-1. Non è riuscito a costruire palle gol rilevanti nonostante stia padroneggiando il campo con il portiere di movimento e con tutti gli interpreti nella metà di campo avversaria. Qualità del possesso che però non è sufficiente fin qui. Intanto occhio al recupero, c'è il destro verso la porta e arriva la doppietta di Matteo Ramacci, che mette in porta il gol del 5-1 quando sono 5 minuti alla fine. La Cioli torna sul più 4. E poi arriva prima di tutti Ioni, pronto a gestire questo pallone. Vediamo a piccoli passi i movimenti del numero 8 sulla doppia pressione, vuole puntare e se ne va via. Occhio a Ioni che poi spara con il destro, c'è la risposta di Foti. Allora, altro corner con 240 secondi ancora da giocare, il pallone messo dentro da Marino e arriva anche la doppietta per Diego Pires, che mette in porta il gol del 6-1. Arrivano qui dunque i tre fischi del direttore di gara che corrispondono ai tre punti che ottiene la Cioli Ariccia, e di 6-1 il risultato finale nello scontro contro la AMB Frosinone.